secondo giorno a Dublino e questa è la nostra vista. Non si vede niente. Siamo usciti, ci stiamo gelando. Qui sono le 8 del mattino e fa freddissimo. Thank you.
qui. È bella, spaziosa, poi pulita. Il frigo. In realtà sono tre. Maritino con le buste di pennis. I divani. No, TV e il calcio, ovviamente. Ah, il rugby, scusate. E qui c'è l'ampia finestra che dà su una strada, non si vede granché. E questa è tutta la cucina, la vorrei a casa mia. Enorme, due forni, fantastico. Allora, siamo tornati, siamo stati da Penny's, questa è la super mega bustona che abbiamo preso e abbiamo comprato qualcosina. Allora, tiro fuori un po' di roba. Allora, intanto c'è questa che è una maglia di Roberto, nera, una t-shirt semplice con la scritta Dublin. E tutte le casette tipiche irlandesi. Poi io ho preso queste scarpe, questi stivali lunghissimi. Non so come farvele vedere. Comunque sono lunghissime, arrivano fino alla coscia, che sono costati 25 euro. E dato che la misura mi stava bene, una 36, le ho prese. Poi ho preso questi calzini, sono tre rosa, un rosa cipria forte e un color carta da zucchero azzurrino, e sono super morbidose, fluffy socks. Poi ho preso queste altre scarpe. La misura mi stava sempre bene e con un po' di tacchetto e le ho cercate per molto tempo queste perché non le volevo col tacco super alto ma nemmeno basso per starci comunque comoda e le volevo che fossero basso non proprio a stivaletto e queste mi sono piaciute, mi è piaciuto anche il colore. Poi cosa ho preso? Allora, no, Roberto ha preso 5 calze a tema a Dublino, col trifoglio, con la scritta, con la carta geografica. Ho preso questi bounce e sembrano carini, li proveremo. E abbiamo anche preso questi che noi ci facciamo colazione, non li abbiamo ancora assaggiati. Allora, noi stiamo cercando il Phoenix Park, dove c'è una colonia di daini che vogliamo vedere, speriamo. Solo che il tempo qui fa sole, poi piove, quindi magari fra 5 minuti pioverà e non possiamo scappare. Questo è il fiume, e quella dovrebbe essere la Guinness Storehouse, infatti, è quella. Allora, noi siamo arrivati al Phoenix Park, stiamo entrando, e ha appena smesso di piovere, però per qui piove veramente 5 minuti, ci siamo riparati sotto un albero, e ora andiamo alla ricerca dei daini, se ci sono. Vediamo, perché è molto molto grande questo parco. Guardate quanti fiori. Thank you.
i daini da lì circa mezz'ora buona, anche di più. Abbiamo fatto tantissima strada, che dovremmo anche fare al contrario, e noi non vediamo nessun daino, e ci stiamo infiltrando nella foresta. E si vede? Ci vedono i daini. Qualche persona che va anche alla ricerca di daini, però non c'è niente. Anzi, ora è comparso il cartello con scritto attenti che attraversano i daini. C'è solo una cosa, una cornacchia, un corvo. Entreremo perché il posto è un pochino elevato.